Siamo qui con Sandro Mencucci, amministratore delegato dell'Unione Sportiva Lecce, dirigente di grande esperienza e spessore, fortemente voluto dal presidente Sticchi Damiani. Dottor Mencucci, partiamo dal tema del convegno odierno. Ci dica qualche differenza tra il calcio italiano e quello inglese che lei ha avuto modo di conoscere da vicino, nella sua esperienza al Leeds United. Beh sì, è stata un'esperienza importante anche perché io vengo da una lunga esperienza sempre in Italia come amministratore delegato della Fiorentina, poi sono andato a Leeds per 3 anni dove sono ancora un board member del Leeds e adesso svolgo con grande passione e grande interesse il ruolo di amministratore delegato a Lecce. I miei compiti sono compiti principalmente di gestione amministrativa, finanziaria e legale del club. Poi naturalmente divento un po' il collante con quella che è l'area forse più importante di tutta la società, che è quella l'area sportiva, nella quale però per andare avanti ha bisogno anche di tutto il resto della compagine. È difficile fare un piccolo riassunto di quelle che possono essere le esperienze maturate in Italia con l'esperienza in Inghilterra. Beh, di sicuro c'è un discorso di disponibilità economiche diverse, perché in Premier League, per esempio, le quantità di risorse provenienti dai diritti televisivi sono almeno dalle 3 alle 4 volte maggiori a quelle italiane, e c'è anche una ripartizione degli stessi fatta in maniera più equa. Considerate che nella Premier League non può essere superato un rapporto di 1 a 8 nelle ripartizioni di diritti, che vuol dire che se la più bassa società di Premier League prende 100 milioni di pounds di diritti televisivi, quella che vince lo scudetto, la Premier League, non ne può prendere più di 180. Questa più equa ripartizione di diritti fa sì che le squadre siano più livellate, ci siano la possibilità per tutti di investire di più, e quindi è spesso anche un campionato che diventa molto più interessante. È vero che anche lì ci sono le grandi squadre, ma non è detto che le grandi squadre poi non abbiano poi da lottare anche con quelle considerate più piccole. Ci sono grandissime differenze, principalmente anche da un punto di vista forse marketing e commerciale. In Inghilterra c'è un grande sviluppo di tutto quello che è la parte merchandising. Ogni squadra ha il proprio stadio di proprietà, o comunque quasi di proprietà, con diritti di superficie pluriennali, dove all'interno ci sono grandi negozi per vendere il proprio merchandising ben folto. Ho fatto l'esempio prima di una società come Leeds che in Premier League dal proprio negozio all'interno stadio mediamente incassa 100 milioni di pounds a partita, quindi sono cifre che per noi in Italia sono molto difficili. Non esiste il falso, ovvero non è possibile comprare materiale falso di merchandising in Inghilterra se non quello che proviene dalla stessa società. E questo è ovvio che è un po' una cosa negativa, perché sarebbero tutti introiti che in Italia aspettano alle società italiane, che se sommiamo questo fatto e quello ben più grave della pirateria che c'è per quanto riguarda la fruizione di diritti TV da parte di siti pirata, e quindi che non pagano poi gli abbonamenti, tutto questo rende dei grandi danni al calcio italiano. Poi naturalmente alla fine si gioca sempre 11 contro 11 e vince chi la butta dentro. Ci faccia un brevissimo bilancio di questi primi mesi salentini. Che effetto le ha fatto ritrovare Pantaleo Corvino, col quale ha condiviso l'esperienza alla Fiorentina? E come si trova a lavorare fianco a fianco di un presidente come Sticchi Damiani, che rappresenta quasi un'eccezione nel panorama italiano? Beh, io credo che la forza del Lecce, oltre al fatto di vivere e essere nel Salento, che è una zona bellissima da un punto di vista culturale, paesaggistico, anche di persone appassionate alla squadra,
la vera forza del Lecce sia proprio rappresentata da queste due persone. Pantaleo Corvino, con il quale ho lavorato per più di 10 anni alla Fiorentina, il miglior direttore sportivo d'Europa, il responsabile dell'area tecnica d'Europa, un genio veramente nella sua materia, e Saverio Stecchi Damiani, che è un presidente illuminato, un presidente che si dedica tantissimo alla società, grande passione, grande attaccamento al territorio, e questo fa sì che poi le persone si possano sentire rappresentate in maniera egregia da questo presidente. Grazie mille, dottor Mercucci. Grazie a